Benvenuti! Oggi parleremo con il dottor Cataldo, noto chirurgo plastico internazionale, di che cosa significhi operare in Africa. Dottor Cataldo, operare in Africa è come operare in Europa? Certamente è lo stesso, soprattutto quando ci sono delle tecniche molto complesse. Quali sono le responsabilità? Abbiamo sempre operato sotto la nostra responsabilità con il supporto di organizzazioni internazionali. Colleghi che vanno a operare in Africa hanno bisogno di un supporto universitario mondialmente riconosciuto, perché altrimenti solo possono collaborare, cioè non possono operare. Qual è l'impatto mediatico o le ripercussioni sociali tra operare in un paese occidentale o in Africa? Operare in Africa è una vetrina internazionale molto importante, già perché c'è un'organizzazione francese che sceglie l'università idonea agli interventi che hanno bisogno. Poi c'è un'organizzazione svizzera che raccoglie i pazienti dal deserto, quasi tutti i bambini vengono da zone desertiche, e organizzazioni americane e tedesche che hanno degli ospedali, hanno delle strutture sul posto, dunque il lavoro viene giudicato a livello internazionale. Ah, interessante. E mi dica, le tecniche sono le stesse utilizzate in Europa? Sono le stesse tecniche applicate sui casi estremi. Dunque, molto difficilmente riscontrabili in altri continenti, dovuto soprattutto alla malnutrizione, però anche a una situazione socio-economica molto diversa. Per quello che capisco, è difficile andare a operare in Africa. Sono necessarie delle condizioni non facili da ottenere. È assolutamente necessario far parte di un'organizzazione internazionale, di un'università riconosciuta a livello internazionale, per poter essere accolto dalle strutture sul posto. E mi dica, com'è stata l'accoglienza nei vostri confronti? Essendo il nostro un reparto e un'università vedette molto conosciuta nel mondo, l'accoglienza è sempre stata totale. E mi dica, operate sempre nello stesso posto? Sì, è fondamentale operare sempre nello stesso posto. I pazienti devono essere seguiti, devono essere controllati come in qualsiasi altra parte del mondo. Altrimenti i pazienti rimangono senza assistenza post-operatoria. E operate in Niger? Operiamo, sì, nel Niger, che è il paese ufficialmente più povero al mondo. Ci sono dei medici formati da noi sul posto che seguono i pazienti. Quali sono i rischi? Beh, bene, la situazione internazionale è cambiata sostanzialmente negli ultimi anni. Dunque è molto più difficile in questo momento andare a operare in Africa. Le ultime volte abbiamo sempre lavorato con le guardie del corpo accanto, che ci spostavano da un ospedale, dove abbiamo sempre operato, a altri, per una ragione solo di sicurezza. Dunque non è così semplice operare in Africa. Lo si può fare solamente collaborando con una qualche organizzazione internazionale. Ora capisco perché con la vostra organizzazione siete riusciti a raggiungere questi grandi risultati. Ci vuole una grande responsabilità e una grande organizzazione. E capisco anche il perché ci siano così tanti pazienti operati e gli ottimi risultati ottenuti.